Quali sono i motivi che hanno spinto Trump a fare questo annuncio? Trump ha una strategia? Io penso che potrebbe avere almeno tre ragioni, e forse la ragione principale, quella che per lui è più importante, è quella di poter prendere agli occhi dell'opinione pubblica americana una decisione diversa da quella del suo predecessore. Sembra che Trump abbia fondato la sua strategia sul desiderio di apparire l'anti-Obama, di essere continuamente l'anti-Obama. E in questo caso naturalmente lo sarebbe, e lo sarebbe in modo abbastanza incisivo. Credo che ci sia anche una seconda ragione. Tutto sommato ha un disegno medio orientale, non sappiamo quanto sia realista, non sappiamo esattamente se sia destinato soprattutto a compiacere il genero, che pare lo avesse immaginato questo disegno, o a ristabilire un rapporto molto positivo con Israele, che certamente Obama non aveva avuto, e ancora una volta farebbe il contrario di quello che aveva fatto Obama, perché non c'è dubbio che la cosa piacerebbe molto a Netanyahu, il quale addirittura ha cercato di incanalarlo su quella strada, sospingerlo su quella strada con queste rivelazioni che non sono delle rivelazioni recenti, sulle intenzioni strategiche dell'Iran, qualche decennio fa. Insomma, e la terza ragione è che crede, immagino, pensi di essere in sintonia con la società, con una parte importante della società degli Stati Uniti. Il fatto di aver scelto John Bolton o Pompeo per come segretario di Stato, vale a dire due falchi, dimostra che queste sono preoccupazioni a cui lui sembra tenere. Essere in sintonia, cioè, con quella parte della società americana che non ha ancora digerito le vicende del 1979, dopo l'inizio della rivoluzione iraniana, quando l'America dovette soffrire l'umiliazione, per così dire, di una sorta di detenzione protratta di cittadini americani in Iran. E poi un tentativo di liberazione fallito, andato molto male. Insomma, sono ricordi che pesano nella coscienza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vorrebbero essere amati, non sempre lo sono. Strano, perché gli imperi dovrebbero abituarsi a non essere amati, dovrebbero avere la pelle un po' più dura, per così dire. I paesi europei sono stati tra i principali promotori di questo accordo sul nucleare con l'Iran, che è anche stato considerato come un'importante riuscita della diplomazia multilaterale. Con il ritiro degli Stati Uniti, quali conseguenze ci saranno per il rapporto tra Europa e Stati Uniti? Io credo che l'impatto dovrebbe esserci, anche se per ora constato che si è cercato da parte dei maggiori leader europei di evitare lo scontro. Non si può certamente rimproverare gli Stati Uniti di aver colto l'occasione per regolare vecchi conti, vecchie divergenze. Abbiamo visto come Macron e gli stessi inglesi abbiano cercato di convincere Trump, evidentemente lo facevano perché desideravano ricucire per quanto possibile il rapporto o evitare di apparire responsabili di una rottura. Beh, adesso ci hanno provato. Se non riescono, è probabile che adottino una linea diversa, una linea di maggiore durezza, forse, nei confronti degli Stati Uniti e della loro politica in materia di commercio, in materia di rapporti fra alleati atlantici e anche, per esempio, in altri campi come quello del clima, dell'ambiente. Non dimentichiamo che Trump ha fatto esattamente il contrario di ciò che i paesi europei considerano l'aspetto positivo della loro politica internazionale: l'ambiente, il libero commercio, il sostegno dei principi umanitari, eccetera, tutte cose che a Trump naturalmente non sembrano interessanti. E perché a Trump non sembrano interessanti? Ma boh, si potrebbe anche a un certo punto sostenere che
non vogliono apparire, come dire, i paesi che hanno provocato la crisi, non vogliono apparire responsabili di una crisi che in fondo è una responsabilità di Trump. Vogliono lasciare le carte in regola, per così dire, i giochi devono essere fatti con grande attenzione per evitare di apparire come le cause di un peggioramento del rapporto fra le due sponde dell'Atlantico. Questa potrebbe essere la migliore delle spiegazioni possibili. Poi c'è una seconda spiegazione, che è quella di una certa fragilità europea. L'Europa non ha voglia di fare la voce grossa. Questa sarebbe stata l'occasione in cui parlare con una voce sola sarebbe stato non soltanto efficace, ma un passo avanti sulla strada dell'integrazione politica. Invece non si è fatto. E correvano tutti a Washington per avere un ruolo nazionale, magari per dire le stesse cose, perché se le avessero dette invece tutti insieme, quelle cose avrebbero avuto un maggior peso. Oltre a quella con l'Iran, c'è un'altra crisi nucleare aperta in questo momento, è quella con la Corea del Nord, anche se negli ultimi mesi sembra essersi normalizzata a tal punto che il mese prossimo Trump e Kim Jong-un potrebbero incontrarsi. La decisione di oggi di Trump avrà un impatto sulle negoziazioni con la Corea del Nord sul nucleare? No, non c'è dubbio che quello che verrà fatto con gli iraniani avrà una influenza sul rapporto con la Corea del Nord. Con la Corea del Nord starà a guardare molto attentamente per vedere come Trump si comporta con gli iraniani, potrebbe trarne delle conclusioni e forse modificare la propria linea. Detto questo, io vorrei capirci un po' di più su questa faccenda della comprensione improvvisa fra due leader che si erano fortemente insultati nei mesi precedenti. Non ho capito se siano seri nella loro riappacificazione. Non conosco le loro intenzioni. Sono due personaggi interessanti, molto curiosi, che attribuiscono evidentemente maggiore importanza al risultato che le loro dichiarazioni avranno domani sulla stampa di domani, sulla stampa internazionale di domani, non soltanto su quella dei loro paesi. La Corea del Nord non avrebbe comunque una stampa nazionale. Quindi, se questa è la loro maggiore preoccupazione, è lecito dubitare delle loro vere intenzioni. Stanno giocando una partita che dura una settimana, un mese, o stanno guardando al futuro? Ma questa decisione di Trump potrebbe peggiorare la crisi nucleare con l'Iran invece di migliorarla? Ma io sono sempre stato convinto che l'arma nucleare si fa per evitare di essere attaccati, non per attaccare. Per evitare di essere colpiti, non per colpire. In altre parole, è uno straordinario deterrente. E tutti i paesi che l'hanno costruita con quelle intenzioni, senza forse dichiararlo pubblicamente, ma quelle erano le loro intenzioni, possono in qualche modo rallegrarsi di una scelta. Hanno fatto la scelta giusta. Hanno avuto maggiore sicurezza di quanta ne avrebbero avuta se non avessero avuto l'arma nucleare. È il caso di Israele. E francamente mi chiedo che diritto abbiano i paesi nucleari di vietare agli altri di diventarlo. Esiste forse una regola per cui esistono paesi migliori, meritevoli, a cui è permesso avere l'arma nucleare e altri paesi a cui l'arma nucleare non è permessa? Non discuto, voglio dire, la credibilità e la legittimità dell'Iran, quello si può discutere a lungo. Mi limito ad osservare che l'Iran è circondato da paesi che hanno l'arma nucleare. India, Pakistan, Israele, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, che bene o male sono sui loro confini per altre ragioni. A quel paese è vietato, ad altri non è stato vietato.